sono Laura Mara, un legale che da molti anni si è occupata sempre e solo, ci tengo a sottolinearlo, in favore delle vittime di disastri industriali o di infortuni e gravissime malattie professionali all'interno dei luoghi di lavoro, di queste problematiche che sono all'ordine del giorno in questo convegno e che coinvolgono anche la realtà di Taranto con questo mostro che avete sul territorio, questa fabbrica di morte. Chiaramente il mio intervento è assolutamente facilitato da tutti gli altri interventi che mi hanno preceduto. Il tempo è pochissimo, quindi cercherò di dare un contributo fattivo portando la mia esperienza diretta, cioè di donna che ha partecipato a così tanti processi. Guardate, il primo che ho seguito, e credo che sia stato il primo ad essere celebrato in Italia, più noto come processo contro la chimica italiana, era il cosiddetto processo di Porto Marghera, quindi inquinamento da CVM, morte dei lavoratori, malattie che ne sono conseguite, ma anche, che spesso viene dimenticato, gravissimo inquinamento in un ecosistema così fragile come quello della laguna di Venezia, da diossine e altri inquinanti. Prima però di entrare nel merito delle questioni giudiziarie, devo innanzitutto ringraziare chi ha reso possibile la realizzazione di questo importante convegno in questa città, che lo abbiamo sentito prima dalle slide che sono state prodotte, è addirittura la seconda città più inquinata in tutto il mondo, quindi diventa la città simbolo, la città emblema delle lotte che devono essere portate avanti qui a Taranto, ma su tutto il territorio nazionale. E devo altresì ringraziare, mi riallaccio all'intervento sicuramente del professor Annibale Biggeri, anche a tutti quei tecnici di Medicina Democratica e anche di altre associazioni che rappresento, che sono l'Associazione Italiana Esposti Amianto, e qui abbiamo lo Striscione, il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, c'è presente anche il Presidente Michele Michelino, è un comitato di Sesto San Giovanni. Allora, dicevo, mi riallaccio anche all'intervento di Biggeri e mi riallaccio alle parole dello scienziato Giulio Maccacaro, che credo più di ogni altro abbia centrato il problema del gravissimo conflitto di interessi. Diciamo che la genialità di Maccacaro è stato tirare fuori questo concetto, che poi è stato nel tempo portato avanti da Medicina Democratica già alla fine degli anni 60. Oggi noi stiamo parlando di questa problematica, per esempio della neutralità della scienza, ma siamo ad aprile del 2019. La vera genialità è stata quella. E allora, qual è stato il ruolo delle associazioni? Io voglio dire tre parole e le voglio dire anche rispetto, perché non ve li posso raccontare tutti per problemi di tempo, i processi che ho seguito, ma sono tre parole che voglio dire perché non sono ancora uscite. La prima è la partecipazione dei diretti interessati, cioè non ci può essere nessun tipo di prevenzione e nessuna vittoria, neanche a livello giudiziario, senza la partecipazione dei diretti interessati. Secondo principio fondamentale che governa la mia attività dentro e fuori le aule di giustizia è quindi il principio della non delega. Il terzo principio fondamentale che regola la vita e l'attività di Medicina Democratica è la non monetizzazione della salute, e da lì deriva chiaramente tutta una serie di altri ragionamenti, giustamente anche sul conflitto di interessi. Ora, diversi sono stati, chiaramente lo sapete, voi adesso avete il processo in corso che riguarda proprio l'Ilva di Taranto, ce ne sono stati altri che ho seguito. Noi abbiamo una nostra piccola Ilva, adesso c'è il processo che si sta proprio celebrando a Savona e che riguarda la centrale Tirreno Power di Vado Ligure, che è una centrale termoelettrica a carbone. Ora, facevo proprio un'intervista a una televisione locale che mi ha chiesto due parole sull'argomento
e mi diceva: ma che cosa sostanzialmente si può fare qui a Taranto che si è fatto sulla base della sua esperienza giudiziaria in altre realtà del paese? Benissimo, io vi porto come risposta concreta quello del caso Tirreno Power, un caso che è venuto, diciamo così, adesso più evidente anche all'opinione pubblica, ma che nasce proprio da una denuncia della popolazione che è stata seguita sul territorio grazie alla sezione di medicina democratica con Maurizio Loschi, una denuncia che è stata portata all'attenzione della magistratura proprio dall'associazione. Quindi il ruolo dei comitati vostri, delle mamme combattenti, del quartiere Tamburi, di tutte le altre associazioni e comitati che abbiamo sentito e anche di medicina democratica è proprio questo, cioè portare queste questioni che non sono questioni di poco conto, perché si sta comunque trattando di un diritto inviolabile che è il diritto alla salute, il diritto alla vita garantito dalla nostra Carta Costituzionale. Portarlo dove? Portarlo dalle piazze o dalle aule universitarie davanti al magistrato affinché venga accertata la responsabilità penale di chi ha commesso questi gravissimi reati. Dicevo, il caso per esempio Tirreno Power di Vado Ligure, che cosa è successo a fronte della denuncia, delle lotte che sono state portate avanti anche con coraggio dalla sezione di medicina democratica? Si è arrivati al provvedimento di sequestro dell'impianto, ma a fronte di questo provvedimento di sequestro, guardate che la centrale Tirreno Power, che aveva anch'essa una miriade, centinaia, migliaia di dipendenti, ha chiuso, perché Tirreno Power era una fabbrica che inquinava e faceva ammalare non solo la popolazione residente nelle zone rosse, nelle zone di ricaduta, ma anche ovviamente tutti i dipendenti, tutti i lavoratori che all'interno prestavano la loro attività in maniera assolutamente inconsapevole. Il processo si sta ora celebrando davanti al Tribunale di Savona, ma credo che la vittoria più importante sia già arrivata, e la vittoria è stata la chiusura di quell'impianto a carbone con un risparmio, capite, grandissimo in termini di salute di chi ci vive su quel territorio. Quindi non si può mai, no? Troppo spesso leggendo i giornali o leggendo certe brutte sentenze si legge: no, ma bisogna contemperare, fare un bilanciamento di interessi. No, mai, perché noi abbiamo la nostra Carta Costituzionale, l'articolo 41, che ci dice che l'iniziativa economica privata deve sempre cedere il passo di fronte a beni che sono tutelati in maniera primaria come il diritto alla vita e il diritto alla salute. Quindi credo che nel mio piccolo il caso della centrale Tirreno Power sia assolutamente concreto e potrebbe dare uno spunto di riflessione importante non solo a livello vostro di popolazione locale, ma dovrebbe far pensare maggiormente ai politici che ci governano. Sul tema specifico del ruolo delle associazioni, ora, uno dei temi fondamentali che vengono solitamente portati all'attenzione del magistrato, lo diceva il sindacalista che è intervenuto con le slide che ha fatto scorrere velocemente, è il discorso che gira attorno al cosiddetto principio di innocuità di un cancerogeno, che in realtà non esiste. L'abbiamo visto prima con le slide, no? Ilva di Taranto è stata rappresentata giustamente come una sorta di girone dantesco dove dentro c'era di tutto, dall'amianto al benzo a pirene, alla silice, a tutte le diverse diossine che vengono emesse. Questo principio di innocuità sostanzialmente in realtà non esiste, ma viene sempre propinato da tutti i consulenti tecnici che difendono gli imputati e che quindi oltrepassano la cosiddetta misura dell'oggettività e della neutralità, per dire che cosa? No, attenzione, ci sono delle agenzie nazionali o internazionali che per quel cancerogeno, che è un cancerogeno conclamato, facciamo un esempio l'amianto, hanno posto dei limiti. E
quindi che cosa volete venire a chiederci noi datori di lavoro? Noi siamo stati nel tempo i monitoraggi fatti dalle diverse università o dalle diverse ASL, quando i monitoraggi venivano fatti, perché quasi mai in questi processi si ritrovano, ma in alcuni ci sono, noi siamo stati sotto questi limiti, diciamo che sono stati proposti dalle diverse agenzie internazionali, e quindi andiamo assolutamente tranquilli, come se questi limiti dovessero essere letti sia dal lavoratore che dalla popolazione come dei limiti di innocuità. Molte volte, state attenti, il magistrato è incorso in questo errore e ci ha creduto, perché che cosa ho imparato in così tanti anni di attività? Che molto spesso quando tu vai a dire una bugia, tu tecnico, tu scienziato, tu barone universitario, vai a dire una bugia scientifica, no? Da lì il concetto della corruzione di cui ci parlava Annibale Vigeri, e continui a ripetere questa bugia per anni e anni, e questa bugia viene avallata, diciamo, dal mondo potente, dalle industrie farmaceutiche, dalle grandi multinazionali. Guardate che questa bugia diventa verità processuale, diventa la verità a cui il giudice si deve attenere, e quindi provate a pensare agli sforzi in cui in tutti questi processi Medicina Democratica si è dovuta costituire parte civile solo al fine di ottenere verità e giustizia. Quindi uno sforzo inenarrabile da parte dell'associazione. In merito a questi treasure value o TLV, che sono quei limiti di concentrazione cancerogeno, guardate che è intervenuta la stessa CGH, che è un'agenzia internazionale non governativa, privata, tengo a sottolinearlo, americana, e lei stessa in una delle ultime pubblicazioni ha detto: attenzione, io non avallo un TLV come se fosse uno standard legale o uno standard normativo, ci mancherebbe altro, e ce lo dice la CGH. Ci sono stati poi numerosi scienziati, è stato ricordato, che sono intervenuti sull'argomento, è stato ricordato il processo Eternit, per esempio, processo noto a tutti voi, che ho seguito dal primo grado fino alla Cassazione. In uno di questi processi, in un'audizione, è venuto dall'America, chiamato da uno delle parti civili, lo scienziato Castleman. E proprio Castleman ha fatto tutta una serie di pubblicazioni insieme ad altro scienziato, che è Zim, proprio per denunciare il forte condizionamento del mondo dell'industria per il mantenimento di livelli alti di limiti di concentrazione rispetto ai diversi cancerogeni. C'è, solo per farvi un esempio, vi consiglio la lettura, un libro lei è una epidemiologa, si chiama Debra Davis, e ha scritto questo libro dal titolo La storia segreta del cancro. Qui la Davis denuncia proprio come spesso, molto spesso, facendo anche riferimento specifico alle agenzie, quindi lei parla di ACGH, per esempio, di OSHA, per il mantenimento alto dei limiti rispetto all'asbesto, e soprattutto sulle modalità antiscientifiche e antiumane con il quale si continua a voler mantenere questi limiti così elevati. Dal punto di vista giurisprudenziale, noi abbiamo avuto però una sentenza della Corte di Cassazione, ormai passata in giudicato, quarta sezione penale, è la 38.991 del 2010, che ha sancito un sacrosanto principio con il quale tutti i magistrati della nostra Repubblica Italiana si devono, piaccia o non piaccia, interfacciare. Cosa ci dice questa sentenza della Corte di Cassazione, che non a caso era quella sentenza emessa sul caso dei lavoratori deceduti presso lo stabilimento Montefibre di Verbania Pallanza? Quindi c'erano casi di mesotelioma pleurico amianto correlato, casi di carcinomi polmonari, casi di placche pleuriche. I supremi giudici di legittimità hanno statuito che i TLV non hanno, lo sottolineo, non hanno nessun valore legale, ma devono fungere solo da soglie di allarme, oltrepassate le quali il datore di lavoro ha l'obbligo di rientrare immediatamente, ma giammai che questi TLV devono
fungere per l'appunto da limiti di innocuità. Ultima, non so se sono andata oltre il tempo, ci siamo quasi oltre, quindi avevo tantissime cose da raccontarvi. Dicevo prima, non c'è nessun tipo di prevenzione senza la partecipazione dei diretti interessati, ma questo è vero, guardate, è vero in tutti i processi che ho seguito e sono stati moltissimi. Prendiamo un caso che adesso andrà a sentenza credo giugno di quest'anno, perché ormai il processo è in fase terminale, sta terminando. Abbiamo discusso l'altro giorno in corte d'appello a Firenze ed è il caso che riguarda il disastro ferroviario di Viareggio, 29 giugno del 2009, lo sapete tutti, il treno che ha deragliato, 32 persone morte, 160 feriti, un quartiere completamente devastato. Ora, voi sapete, dal primo grado di giudizio sono state numerosissime, guardate le udienze, fino all'appello e così continueranno fino in Cassazione, tutti, non solo i prossimi congiunti che hanno portato ed esposto su ogni sedia le magliette delle persone con la fotografia delle persone decedute, per esprimere quale concetto al tribunale, per dire attenzione, loro non ci sono più ma sono comunque qui presenti e vi stanno guardando, state molto attenti alla vostra decisione, ma c'è stata una partecipazione immensa da parte di tutta la popolazione e quindi è chiaro che tu più fai sentire al magistrato che partecipi fattivamente alla questione che ha riguardato la ferita grossa che si è creata nella tua popolazione, e maggiore sarà il risultato in termini di vittoria anche dal punto di vista di accertamento delle responsabilità penali che potrai ottenere, perché comunque in primo grado abbiamo avuto delle condanne esemplari nei confronti dei dirigenti di Ferrovie dello Stato, ma stessa cosa si è avuto con il processo Eternit, con tutta la popolazione di Casale Monferrato, di Cavagnolo, partivano pullman da Bagnoli, che è un quartiere di Napoli, e venivano a partecipare a tutte le udienze. E allora la sentenza che noi abbiamo potuto leggere, il primo grado emesso dal Tribunale di Torino e poi ancora quella della Corte d'Appello di Torino, sono stati il frutto di questa grandissima partecipazione. Il caso per esempio della Montedison di Castellanza, di cui ci parlerà Marco Caldiroli nel pomeriggio, e numerosissimi sono stati gli altri esempi. Questo per dirvi che quando veramente succede un reato, un disastro industriale, viene contestato e le persone dal basso, come avete fatto voi e l'avete fatto giustamente, cominciano ad auto-organizzarsi, poi però non si deve fermare lì la cosa, perché quando il processo parte ci deve essere assolutamente la consapevolezza e la coscienza della non delega, perché i primi avvocati per far vincere queste cause siete voi stessi, non siamo noi tecnici che con tutto il cuore, con tutta la partecipazione e la solidarietà che possiamo metterci, il disastro industriale non l'abbiamo subito. Quindi credo che questa sia la lezione fondamentale che ci lascia in senso propositivo anche medicina democratica. Credo di aver oltrepassato il limite del tempo e vi ringrazio per l'attenzione. Io ringrazio Laura, ringrazio voi per la pazienza, chiamo Maria Filomena Valentino, che è vicepresidente della sezione IST d'Italia.